rappresentiamo un po' tutto lo strato sociale, diciamo, della città, e quindi in bocca al lupo a tutti noi e grazie a tutti voi che volete darci una mano, perché, come dire, oltre ai candidati che sono in prima linea, poi il lavoro molto è fatto anche da chi simpatizza e vuole, magari non si è voluto candidare per tanti motivi, che è chiaro, non è per tutti la cosa, però comunque sostiene il progetto, sostiene l'idea e ci dà la forza di continuare e andare avanti. Grazie, Susanna. Quindi questo scempio della città, questa logica affaristica non ci appartiene, la chiudiamo, la rigettiamo e cercheremo con il nostro piccolo impegno quotidiano di abbattere non solo il cemento, di abbattere proprio questi nuovi comuni, questa voglia di sopraffare i cittadini. E con Marcella, che dire, si è battuto in maniera più. È sulla scheda William Trivelli, non nomina, qualcuno mi chiama Willy, mi candida, sono arrivato in ritardo, rischio di ripetere cose già dette, però insomma, non ho niente di preparato, ho fatto un viaggio di 8 ore per questioni familiari. In fondo un camionista comunque fa 8 ore, quindi non ho fatto niente di straordinario, però io non sono abituato a fare questi viaggi. Delle pillole, proprio delle pillole, non sono neanche tanto bravo a parlare. Nei giorni scorsi ho sentito qualcosa dei nostri avversari, si possono chiamare avversari, ok. Ho sentito spesso parlare di parcheggi, a parte la cosa del parco, no? Questo progetto, questa idea assurda di preparare 300, mi sembra, posti macchina al parco, quindi partendo del verde. Già quei big bubble al parco sono uno scandalo, io non. A parte quello, mettere un'altra, diciamo, distesa di cemento. Cioè 300 macchine, ma questo cosa vuol dire? È chiaro che servono i parcheggi, però se si ragiona di parcheggi, si sta ragionando dell'utilizzo della macchina, cioè è possibile che non si riesca a capire che ci sono altri mezzi di locomozione. Non so, molti di voi mi hanno visto in bicicletta, d'accordo, io lo faccio perché mi piace tenermi in forza, però la bicicletta è anche un mezzo ottimo per muoversi in città. Perché no? In Olanda io vado per lavoro nel nord Europa ed è un mezzo di trasporto che non è una sciccheria, non è per fare i fighetti, voglio, cioè si va in bicicletta a lavorare, si va in bicicletta con la pioggia, con la neve, col sole. Quindi parlare sempre di parcheggi, questi non hanno proprio capito che ci sono mezzi alternativi, cioè, dovrebbero pensare a un piano di viabilità alternativo all'automobile. Quindi ciclovie, non so come si chiamano, insomma, piste ciclabili, una serie, non un nastro di cemento verde, non serve a niente. Sento, sono Marcello Carrazza, è la mia prima esperienza elettorale da candidato praticamente, mi è sempre piaciuta la politica, anche se ci sono molte cose da cambiare in questa città che purtroppo non vanno, perché Termoli, essendo una piccola cittadina di quasi 33.000 anime, è una città che va migliorata tanto da un aspetto sia turistico ma anche da un punto di vista accogliente. Ci sono tante cose belle che in questa città funzionano 4 mesi l'anno, ma ci sono certi altri mesi che Termoli, diciamo, è abitata dalla gente che ci abita e che purtroppo basta vedere in tutti i giorni fenomeni di furti, fenomeni di cose che non vanno bene al lato ambientale, fenomeni di un lavoro che non c'è, che purtroppo quel poco lavoro che troviamo è sempre un lavoro che comunque è diciamo, sovvenzionato dal politico di turno o dalle altre cose. Questo movimento che già l'ha dimostrato Marcella negli ultimi 5 anni non fa promesse, è un movimento che comunque dà voce alle persone che non hanno la voce, cioè alle persone più deboli. Io nella vita mia faccio tutt'altra cosa, faccio l'informatico, mi occupo di altri problemi che sono problemi che riguardano i programmi informatici. Però
ma il fatto è questo: noi chi comunque governerà la città, anche se capiterà che governeremo noi, la prima cosa che faremo è dare la possibilità alle persone che non hanno la possibilità di intervenire nelle cose quotidiane. Più che altro per presentarmi, perché sono veramente mi aggrego. E quindi io, diciamo, sono, come forse si può sentire, io in realtà non sono di Termoli, vengo da Roma, dove sono 50 anni e ho deciso, siccome questa città mi ha accolto, ho deciso di restituire qualcosa sui termini di impegno, quindi mi sento vicino all'esperienza umana. E cercando di portare sia un punto di vista, una visione che è quella, diciamo, io ho due nature, nel senso, da un lato sono stato per molti anni un urbanista, quindi vorrei, se possibile, restituire qualcosa in termini di impegno e di conoscenza su un tema che mi sta a cuore e di cui, come dire, per abitudine leggo le vicende, sono una cittadina con quest'occhio, a volte spesso con preoccupazione, perché insomma io avrei molti dubbi sulle scelte, appunto, sono state fatte nel corso di questi anni, anche, diciamo, dal punto di vista dello sviluppo, anche perché c'è un tema che riguarda, insomma, le scelte, cioè nel senso che poi quello che, di cui ci si dimentica, che la città è una cosa di cui sono assolutamente convinto, è fatta di persone, e che non esiste città senza comunità, per cui insomma, su tutte le questioni che anche sono state dette precedentemente, sono assolutamente, come dire, d'accordo e focalizzato, perché è proprio un tema, cioè che tipo di sviluppo, che pure è necessario, perché tutto il Molise e anche Termoli ha un problema, no? Proprio di sopravvivenza quasi, che tipo di sviluppo si può costruire e quale sviluppo è necessario. Sono grato ai candidati perché hanno messo sul tavolo un sacco di cose politiche, cioè il discorso politico è venuto fuori. Cui io conoscevo la Maina, invece no, però il tema, ecco, Termoli Belle Mura, questa è la cosa importante, no? Far capire che la città è di chi la vive, è di tutti. Io sono andato a Termoli 40 anni fa ed era una cittadina dal punto di vista lavorativo più dinamico, sicuramente, ma il fatto che poi si sia concentrata l'economia in pochissime mani, questo ha generato quello che ci troviamo a vivere oggi. E qui ritorna sempre il nostro slogan: il futuro deve ancora venire. Noi oggi non abbiamo quello, il futuro che hanno costruito le scelte di allora, che in alcuni casi, in troppi casi, sono state delle scelte disgraziate. E questa è proprio una cosa importante, risentirsi la città. Allora ci avviamo alla conclusione. L'impegno che vi chiediamo di profondere per questa attività deve essere piena e deve essere sentita. Cioè noi ci chiediamo come candidati, io non sono candidato come Cantalunta, però come candidato aggiunto mi ci metto, perché dobbiamo fare in modo che tutto quello che abbiamo detto questa sera venga percepito e in qualche modo ci ritorni anche come sostegno per la nostra vita. Quindi ci dobbiamo credere e auguro a tutti voi buon lavoro e diamo più da campo.